Bella a tutti ragazzi, come siete? Spero tutto bene. Oggi siamo qui in questo nuovo video che si tratterà su questo gioco bellissimo che grazie a PS Plus l'ho preso gratis, che si chiama Killing Floor 2, che è veramente un gioco fantastico. Ho provato sia su modalità offline e online ed è davvero figo. Come vedete c'è Survival, Survival versus Zombie, quella. Questo qui dovete siete in 4 e dovete sopravvivere almeno fino a 10 round, e poi vabbè la difficoltà la scegliete fino a 10 round, che poi c'è il boss che sarà difficile da battere. Invece questo qua sarebbe, cioè tipo siete una squadra, tipo come posso spiegare, siete gli altri giocatori contro altri giocatori però che sono zombie, che è ancora più figo. Però non devo fare survival, mappa preferita qualsiasi, 10 ondate. Poi mi mettete questi dati se volete, vabbè. Gioca online ora. Mettiamo pronti. Abbiamo appena iniziato. Come vedete la grafica non è niente male. Ho visto, dovrebbe in teoria costare 50 euro, non mi ricordo, però è gratis grazie al PS Plus. Quindi muovetevi prima che passa un mese e non lo potete più scaricare e dovrete comprarlo se lo volete. Quindi vediamo un po' cosa possiamo fare. Ora inizierà la prima ondata. Guarda la mia pistola quanto è bella. Voi potete fare cose fighe schiacciando quadrato, tipo questo, vabbè. Stiamo usando SWAT. Poi vi dà cosa bella che potete andare tipo alle porte e saldare e bloccare gli zombie facendo così. Adesso saldiamo la porta. E poi questo qua è la cura, che potete curare gli altri o curarvi voi con quadrato. No, c'è questo qua che è stato niente. Ma basta fare il giro, eh. Oddio, ci sono gli zombie. La prima ondata è di solito sempre facile. Quando c'era rallenti, o hai fatto una cosa bella oppure l'ha fatto un altro. Quindi se ti capita a caso non è per un bug, ma è perché uno ha fatto una cosa bella. La prima ondata, come dico sempre, è sempre facile. Muori, bastardo. Quindi ripeto, muovetevi a scaricarlo prima che finisce. Cioè, prima che passa un mese. Consuma 20 GB, quindi non è neanche un gioco che sia quella leggerissimi. Dobbiamo andare verso questa direzione per comprarci armi o cose belle. Quindi, massimo per attivare questo, 304, quindi cosa possiamo prendere? Queste qua sono le due pistole. No, ma le pistole fighe, raga, sono altre. Cioè, queste qua, fidatevi che è una figata da Madonna. Lanciano dei razzi e fanno anche dolore. Saldiamo anche questa porta. Sorry. Ok, ci siamo inchiusi qua dentro. E tra poco arrivano gli zombie che sfondano le porte. E la cosa bella è che quando sfondano la porta esplode e uccide tutti gli zombie. Quindi è una figata della Madonna. Anche qua stanno distruggendo. Qui stanno cercando di ripararlo sempre. Dai, fateli entrare quei bastardi, tanto esplodono. Ecco, infatti. Mi, che strage. Sbaglio se... No, raga, che... What the fuck, si è buggata la porta, cioè è esploso? Solo che la porta, non si sa perché, non si è esplosa e quindi... Guardate, guardate che figata, ci devo curare prima che moriamo. Che figata, la porta si è buggata, non si è distrutta. Minchia, che strage mi hanno fatto qua. Vi consiglio di fare la modalità difficile all'inizio perché è davvero una figata. Poi c'è un'altra modalità stra difficile che non ho mai provato, ma sarà veramente difficile. Dato che io già muoio in questa versione di difficoltà. Cioè, mamone. Mamone! No, ci devo curare, mamone ci sta vomitando addosso e ci sta facendo un po' di danni. Ok,
Non vedo più un cazzo. Ah, questo era un zombie, quindi kill epica. Muori mamone, hai rotto il cazzo di vomitarmi addosso. No! Raga, siamo morti. Succede sempre a me, perché sono scarso in questo gioco, sono scarso. Vabbè, ci prendiamo un'altra arma. Cosa ci prendiamo, raga? Posso vendere questo e posso prendere qualcosa di meglio? No. Quando mai? Ho preso le due pistole, cioè... Sapete, queste pistole qua sembrano quelle là che avevo quando avevo piccolo a casa, quelle di plastica. Non vi sembra anche voi? Cioè, guardate, quei disegnini là... Madonna, che bei ricordi. Scusate se non portavo molti video, ma eravamo impegnati a fare delle cose che pubblicheremo probabilmente, quindi non è sicuro 100%. Cioè tipo dei timelapse, vlog, così, quindi abbiamo fatto anche un po' di video, eh. Ah, noi pensiamo sempre al canale, non l'abbandoniamo mai. Oh, ma che cazzo? No, 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 no! Ti prego, please, please, please! Please, 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 please! Raga, avevo uno di vita! E potremmo morire ancora, eh! Ok, no, non siamo ancora sopravvissuti, eh. Cioè, se ok, sì, adesso sì. Oh, no. Vai a fanculo, te. Raga, siamo sopravvissuti seriamente con uno di vita? Con uno fottuto di vita? Minchia, che kill epica. Fottutamente, seriamente uno di vita. Madonna mia, che culo. No, però possono sempre morire ancora, eh. Attenzione. Ok, lì ci sono i mamoni, quindi io me ne vado. Ho chiuso pure la porta, tipo figli di puttana. Qualcuno ha fatto qualcosa di bello. Curiamoci assolutamente per 44 di vita. Quanti mamori! Quanti mamori! Ho fatto esplodere una bomba, vabbè. No, troppi mamori, raga, quello là muore. Ma pure io muoio, pure io, pure io. Dai! Oh, ma non si... Ma avete visto che non correva? Che cazzo? Curiamoci, curiamoci, curiamoci. Non sopravvivere. È difficile, raga, è difficilissimo. E siamo solo all'ondata 4. Abbiamo vinto, raga. Una cosa che devo fare assolutamente è adesso prendermi l'armatura, perché sono qua schiatto. Io non so come cazzo ho fatto a sopravvivere. Ma morivo perché sono andato qua. Sapete che potevo morire? Perché ero abbastanza in alto. Curiamoci assolutamente. Questo e questo, assolutamente troppo. E dove carichiamo ancora la vita? Perché sennò muoio. Minchia, quanto è bello però sto gioco. Proviamoci. Cerchiamo di far meno morti possibile. Oddio, che cazzo è quello? Ah no, ok, è un altro. Pensavo che era uno zombie, infatti mi sembrava strano. Che cazzo è? Finalmente che mettono un gioco decente gratis su PS Plus. Di solito metto sempre cagate, ma cagate veramente grandissime. Immaginate che mettono tipo il prossimo mese GTA, anzi no, FIFA 18. Madonna, la pazzia della Sony. Oh, ma solo da me, solo da me. Che cazzo volete? Andate anche dagli altri, oh. Sono aumentato i livelli di pistolero. Cioè, raga, oh, ma che cazzo. Oh, no, 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 sei incazzatissimo con me. Sei incazzatissimo con me. Vai a fanculo. E mi ha ucciso all'ultimo. Cioè, perché sicuramente non aveva tanta vita. Guarda, ancora vivo. Ha un botto di vita quel bastardo di merda. Quindi eccoci qua. Che bello, eh. Non avere più niente. Siamo morti tutto per colpa di quello. Ora andiamo qui e prendiamo le cose belle. Abbiamo un bel po' di crediti. Intanto assolutamente questo. E poi vediamo cosa comprare. Ci sono quanti zombie? 154. Eccoli qua. Quello corre incazzatissimo.
Usiamo una bellissima bomba in mezzo. Uno è già morto. Come cazzo avrà fatto? Io solo questa pistola. L'unica cosa di buona è questa pistola. Per il resto fa cagare quello che ho. Adesso lo capisco perché è morto. Guarda, mi lasciano da solo. Che puttana. Ma perché ho preso quello? No raga, ma morio. E la mamone. Non capisco se è Mamorio o Mamone. No, è Mamorio, per forza. E con quei due coltelli vuol dire che devi tagliare un bel po'. Gli panini! No, 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 raga, c'è quello lì ancora più forte. E sono da solo! Ah no, c'è anche quello. Quello là. È un figlio di puttana. Ecco cosa. Madonna. Vabbè raga, il video è finito. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi per non perdervi altri video e altri contenuti più che altro. E ditemi nei commenti se volete che riporto questo gioco. Ci rivediamo la prossima volta. Ciao! No gunshots, but they gettin' low, low.